paga le imposte in Italia sono i residenti e i non residenti nel territorio dello Stato. Cerchiamo di capire meglio. Mi sto riferendo all'articolo 2,1 e 2 del testo unico delle imposte sul reddito, che dice: soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Perché pagano le imposte anche i non residenti? E che differenza c'è fra residente e non residente? Di questo e di tassazione globale e di tassazione territoriale parleremo in questo video. Andremo a vedere quali sono i requisiti della residenza fiscale in Italia, come fare per non essere considerati fiscalmente residenti in Italia, quale paese scegliere a seconda della tipologia di attività noi andiamo a svolgere. Io sono Carlo Alberto Micheli, avvocato e dottore commercialista. In descrizione al video trovi tutti i link utili per poter entrare in contatto con me e conoscere i miei progetti formativi. Se non l'hai ancora fatto, questo è il momento di lasciare un like, perché no, un commento per dirmi cosa ne pensi di questo video e di iscriverti al mio canale YouTube, senza dimenticarti di attivare la campanellina per il promemoria. Ma veniamo a noi, perché un non residente in Italia dovrebbe pagare le imposte in Italia? E che differenza c'è allora fra residente e non residente? Mettiamo subito due puntini su lei. Il non residente nel territorio dello Stato pagherà le imposte per i redditi qui prodotti, mentre per il residente in Italia, e qui entriamo già nel core di questo video, vale il principio della Worldwide Income Taxation, ossia la soggezione al fisco di tutti i redditi ovunque essi siano prodotti. Una persona residente in Italia paga le imposte sui redditi per i redditi ovunque prodotti nel mondo, principio che poi è mitigato dalla presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni, ovvero in assenza di convenzione dal credito di imposta scaturito dalle imposte pagate nell'altro paese. Quindi, ad esempio, io ho un reddito in un paese dove c'è la convenzione, applico la convenzione, pagherò una parte qui, una parte là, o solo qui o solo là, mentre se non c'è la convenzione con questo paese, ma in questo paese io ho pagato delle imposte e sono in grado di certificarle, posso ottenere in Italia un credito di imposta su quanto ho già pagato, così da pagare solo la differenza. Se nell'altro paese ho pagato di più, non vi rimborsa nessuno, ve lo dico per correttezza, ve lo dico per correttezza. Possiamo quindi definire che l'acquisizione dello status di residente fiscale, che è quello che noi ci interessa in Italia, si perfeziona attraverso tre caratteristiche. E il contribuente basta che ne soddisfi anche una sola: essere iscritto nelle anagrafi della popolazione residente, aver fissato nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile, ora lo vedremo, aver stabilito nel territorio dello Stato la residenza sempre ai sensi del codice civile, iscritto nelle anagrafi della popolazione residente, quindi io sono iscritto presso le mie anagrafe che sono residente qui. Non sono iscritto, ma sono comunque residente o ho comunque il domicilio secondo il codice civile, è sufficiente per essere considerato fiscalmente residente in Italia. Ma la norma fiscale usa una serie di parole ben precise: le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta. Dobbiamo quindi vedere che cosa si intende per la maggior parte del periodo d'imposta e che cosa si intende domicilio e residenza ai sensi del codice civile. Perché se io ho trascorso la maggior parte del periodo d'imposta, 183 giorni o 184 giorni se l'anno è bisestile, e 2024 è bisestile, ovvero io ho il domicilio, la residenza, quindi lasciamo stare i giorni, ok? Se ho trascorso più di 183 giorni in Italia non si discute neanche, siamo residenti fiscalmente. Ma se non li ho trascorsi, ma ho comunque domicilio e residenza ai sensi del codice civile, io sono comunque considerato fiscalmente residente. Vedete che dobbiamo stare attenti a più aspetti? Partiamo dal codice civile, così smarchiamo subito la parte più noiosa. Articolo 43 del codice civile, domicilio e residenza. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito
Unito la sede principale dei suoi affari e interessi. Quando si parla di affari e interessi, non è solamente business, eh? Gli affari e gli interessi sono quelli della vita sociale, della vita familiare. C'è un esempio che è stato disciplinato e sanzionato di un soggetto che lavora stabilmente in Romania, che tutti fine settimana tornava in Italia, è considerato fiscalmente residente in Italia perché, dice l'amministrazione, è evidente che il centro dei suoi affari e interessi siano in Italia perché lui torna tutte le settimane dalla famiglia. Capite bene? Sempre l'articolo 43 del codice civile mi dice che invece la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Dottrina giuridica giurisprudenza sono concordi nel dire che dimora abituale non coincide con continuità e stabilità. Cioè, si può avere la residenza in un posto anche se non ci si vive, chiaro? Non è neanche definitività. Ecco, usiamo tutti i termini del caso. La residenza quindi non viene meno se vi sono assenze prolungate. Questo è molto importante, lo vedremo anche con la necessaria iscrizione all'AIRE. Assenze più o meno prolungate, dovute a particolari esigenze di vita moderna, come ad esempio studio, lavoro, cura o svago, non fanno venir meno il concetto della residenza. Ed è quindi questo il motivo per cui quando ci si trasferisce ci dobbiamo iscrivere all'anagrafe italiana dei residenti all'estero, il cosiddetto AIRE, ma ci sono anche altri motivi. Questi sono i motivi nostri, poi ci sono le ragioni dell'amministrazione finanziaria. Appurato quindi che domicilio e residenza in Italia costituiscono fattori che determinano la residenza fiscale, andiamo ora a vedere il requisito invece numerico, quello dei 183 giorni, 184 se bisestile, ma dobbiamo dirlo perché il 2024 è bisestile. Allora, come si calcola? Nel calcolo dei giorni devono essere considerati anche le frazioni di giorno, il giorno di arrivo e il giorno di partenza, i sabati e le domeniche, gli eventuali giorni di ferie trascorsi prima, durante e dopo il lavoro e i periodi di pausa dall'attività lavorativa che sono stati trascorsi appunto nel territorio dello Stato italiano. Quello che non rileva sono i periodi inferiori alle 24 ore, magari in occasione delle coincidenze, perché siamo magari in ambito di spostamento di viaggi. Quindi se io da Dubai mi sposto su Milano, c'è una coincidenza dopo 7-8 ore, quel giorno non rileva perché è in costanza di spostamento. Però nel calcolo rientrano invece tutti gli altri aspetti che abbiamo visto. Maggior parte del periodo di imposta, 183-184 giorni, con tutti i requisiti di calcolo che abbiamo appena visto. Domicilio, articolo 43, residenza, articolo 43. Tutti questi aspetti, anche se se ne verifica uno solo, determinano la residenza fiscale in Italia, di conseguenza l'applicazione del principio di tassazione globale, Worldwide Income Taxation, e quindi si pagano in Italia le imposte sui redditi ovunque prodotti del mondo. Perché quindi dobbiamo iscriverci all'AIRE? Iscriverci all'AIRE determina la cancellazione della residenza fiscale in Italia, perché prendiamo effettivamente la residenza fiscale in un altro paese. Vi ricordate il requisito? Risulta essere iscritto nelle anagrafi della popolazione residente. Come ci si cancella allora? Perché quel requisito è sufficiente per dire che io sono residente fiscale lì. Ci si cancella iscrivendosi all'AIRE. Quindi questo gioca a mio favore. Mi iscrivo all'AIRE, dichiaro di non essere più residente là, mi cancello, quindi non ho più quel requisito. Magari poi lavoro, ho la famiglia che la porto all'estero, il mio domicilio e la mia residenza è all'estero secondo la legge italiana, festa finita. Quindi mi devo iscrivere all'AIRE. Ma l'Italia vuole che tu ti iscriva all'AIRE per un motivo ben preciso. La risposta la troviamo nell'articolo 83 del DL 112 del 2008, comma 17. 7 bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate di cui al comma 16, inviano entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia, al fine della formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati. Siccome l'Italia dice ok, questo si trasferisce all'estero perché non mi vuol dichiarare della roba, oppure ha della roba che non mi ha dichiarato, allora tu, ente AIRE estero, entro 6 mesi da quando ti è stata fatta domanda mi dici tutti i dati, così che io Italia faccio una lista dove vado a selezionare i soggetti che andrò a controllare. Ok, e questa è la finalità. Bisogna stare molto attenti alla fase di preparazione, al way out Italia, ok? Ma l'articolo 2 del TUIR non finisce qui.
perché c'è anche il comma 2 bis. Cosa ci dice il comma 2 bis dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sul reddito? Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, attenzione alle parole, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafe della popolazione residente ed emigrati in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Se uno emigra verso un paradiso fiscale, che sono quei paesi che hanno una tassazione inferiore al 50% di quella che avviene in Italia, per lo Stato italiano si è, salvo prova contraria, comunque residente in Italia. Che vuol dire salvo prova contraria? Vuol dire che è il contribuente che dovrà dimostrare effettivamente di vivere, di avere il domicilio, la residenza e di essere iscritto in quel paese. Infatti il consiglio che do sempre io è di tenersi un fascicolo da mostrare all'Agenzia delle Entrate, dove si fa vedere: guarda, io ho i miei figlioli iscritti qui a scuola, qui ho la mia azienda, qui ho il mio abbonamento in palestra, questa è la mia auto, questi sono i noleggi, io sto effettivamente vivendo qui, ho superato i giorni, non mi scassare le balle. Questo è il concetto. Però c'è la cosiddetta inversione dell'onere della prova, cioè mentre nel caso io mi trasferisco dall'Italia alla Francia dovrà essere l'Italia a dire no, sei residente in Italia perché questi sono i giorni, guarda, questo ti ho fatto tutto l'accertamento, vedi, sei residente in Francia. Se io mi trasferisco in Belize, ok, l'Italia mi dice no, te sei residente qua e paghi, fammi vedere che invece sei residente là. Allora io devo dire: guarda Italia, io sono residente in Belize perché questo c'è nel mio fascicolo. Quindi c'è questa inversione dell'onere della prova. Perché c'è tutto questo? Perché c'è la Worldwide Income Taxation, e quindi la tassazione a livello globale dei redditi prodotti in Italia. Ma l'Italia non è l'unico paese ad avere la tassazione globale. Esistono altri paesi, e per lo più quasi tutti i paesi europei, continentali, anche gli Stati Uniti, hanno la tassazione globale. Gli Stati Uniti ancora di più, cioè gli Stati Uniti hanno la citizen taxation, quindi se sei cittadino statunitense paghi sempre le imposte in USA, quindi essere cittadino statunitense dal punto di vista fiscale forse non è la miglior cosa. Però a questa situazione si contrappone invece la tassazione territoriale. Che cosa dice la tassazione territoriale? Dice: se sei residente nel mio paese paghi le imposte per i redditi che sono prodotti in questo paese. Se tu produci dei redditi con delle società che non sono in questo paese o produci dei redditi al di fuori di questo paese, sei a tassazione sostanzialmente zero. Questo è quello che avviene ad esempio a Panama o in tanti altri paesi caraibici, ma non stiamo qui a fare la lista. L'importante è capire se il paese dove che io ho individuato è a tassazione globale o a tassazione territoriale. Nel momento in cui io decido di fare una pianificazione fiscale aggressiva, quindi tendente allo zero tasse, quello che dovrei fare è prendermi una residenza fiscale con tutti i criteri che abbiamo detto finora in un paese a tassazione territoriale, dove non ci lavoro. Però è che io vado a prendere residenza fiscale in questo paese, non ci lavoro, produco i redditi fuori, vado a tassazione zero, e magari dove li produco i redditi, dove tengo la società, in un paese dove è tassato zero, quindi io vado a tassazione zero. Questo è il concetto. Quindi che cosa devo rispettare? Quali sono i concetti che secondo la nostra normativa domestica io devo andare a rispettare? Residenza fiscale, prima di tutto. Residenza fiscale, quindi non devo essere iscritto, non devo avere domicilio, non devo avere residenza, non devo fare interesse in Italia. Ok, poi mi sposto in un paese dove c'è tassazione territoriale, dove io non ci lavoro, quindi là ci vivo e basta, ma non ci lavoro, ok, perché ho l'azienda fuori, dove offshore, in un paese dove non applica imposte sulle società, e quindi io non pago niente, mi trovo a tassazione zero. Cosa rileva invece per l'Italia? Quali sono, ma non è solo per l'Italia, generalmente cos'è che rileva per determinare la competenza di chi applica le imposte? Rileva il place of effective management, quindi dove vengono effettivamente prese le decisioni aziendali. Quindi, se io ho la sede legale non in Italia, la sede dell'amministrazione non in Italia, l'oggetto principale svolto non in Italia, ho la residenza fiscale non in Italia e l'azienda dove non si pagano le imposte, io vado a tassazione zero. Questo è il concetto, ma tutti questi sono i requisiti che io devo rispettare. Ti è piaciuto questo video? Like, commento, iscrizione al mio canale YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video.